Buongiorno ragazzi, oggi vi spiego lo smontaggio del generale Lee su una ruota qualsiasi in commercio. Vi spiego innanzitutto le chiavi che servono. La chiave eventualmente per smontare il corpetto interno del nostro mozzo. Un cacciavite, il calibrino, la chiave per bloccare i pignoni e una frusta. Iniziamo a smontare il nostro pacco pieni utilizzando la nostra chiave calibrino. Inseriamo la guida inferiore. La portiamo quasi abbattuta. Blocchiamo i nostri pignoni e iniziamo a svitare. Iniziamo a svitare. Basta forzare un po'. Eccola qua, vi faccio vedere la parte più, diciamo, difficile, tra virgolette. Come possiamo vedere, purtroppo ragazzi, si è svitata la ghiera. Volutamente per farvi vedere come riusciamo a smontarlo. A questo punto prendiamo un cacciavite e facciamo leva fra la parte d'acciaio e la parte di alluminio, piano piano. Andiamo a staccare l'acciaio. Prendiamo l'altra chiave, la inseriamo dentro il nostro corpetto e andiamo precisamente a metterla nella morsa. Guardate bene il posizionamento però. La parte del taglio nella morsa per un centimetro circa, un centimetro e mezzo, e andiamo a bloccare la nostra morsa. A questo punto prendiamo la nostra frusta e andiamo nel pignone più grande e iniziamo a forzare e svitare tutto quanto. Questa è un'operazione che di solito si fa una persona solamente. Quando vedete che il pignone si è allentato, noi allentiamo un po' la morsa, altrimenti ci blocca il cono del nostro pacco pignoni, e svitiamo. A questo punto vedo che è lento, cosa facciamo? Togliamo la nostra chiave, svitiamo il nostro cono e abbiamo smontato il nostro pacco pignoni. Ragazzi, grazie di tutto, alla prossima, un abbraccio.